Romano Rod ha perso di fatto la partenza. Allo stacco è veloce Rumba Rivarco che si porta subito al comando nei confronti del numero 3 report di Azzurra, poi più indietro c'è Re Romano Bibo. Quando si va prossimi alla curva di fronte, intanto su Rumba Rivarco va subito Reale Best RR che va a chiedere strada. Poi la seconda pariglia per il numero 4 Re Romano Bibo. Si va così adesso al completamento della piegata con Re Romano che sbanda un po' i 400 in 31. Davanti prosegue il suo attacco Reale Best RR su Rumba Rivarco che per il momento non sembra intenzionato a cedere quando il passaggio ai 600 avviene nell'ordine del 44,8. Seconda posizione alla corda per il favorito report di Azzurra con all'esterno Re Romano Bibo, quindi la pariglia formata da Red Hot Run e Rubacuori Alca. Tutto ciò mentre si affronta la piegata di sinistra e si sta per giungere al paletto degli 800, passato in 1,1,8. Così Rumba Rivarco ancora davanti, mentre sembra ora essersi adeguato Reale Best RR quando si va di fronte, paletto del chilometro che arriva ora per Rumba Rivarco in 1,18,3, frazione più lenta questa rispetto alle precedenti. Ora c'è l'attacco deciso da parte di Re Romano Bibo che coglie un po' in affanno Rumba Rivarco. Allora prova a scoprirsi anche report di Azzurra, ma Re Romano ha giocato di anticipo e ai 400 conclusivi ha 1,5 di margine nei confronti di report che si butta all'inseguimento. Il resto sono un pochino più indietro con la quarta posizione per Red Hot Run. Si va in dirittura d'arrivo con Report che sceglie la via interna su Re Romano che allarga un po', Report di Azzurra che sta passando su Re Romano Bibo, Report di Azzurra che risolve la partita ai 100 finali agevolmente nei confronti di Re Romano Bibo, mentre per il terzo spunta il numero 11 di Regina US. 2-2 per Report di Azzurra e Filippo Monti vincono da favoriti. Andiamo a rivedere le immagini, la dirittura di arrivo con Re Romano Bibo e Giancarlo Calabresi che avevano provato a giocare di anticipo, ma nel finale, riuscendo a rimanere attaccato alla corda, Report di Azzurra trova un corridoio facile da percorrere e si isola con ampio margine nei confronti di un comunque positivo Re Romano Bibo all'ennesimo piazzamento e poi il terzo posto di Regina US, questo è l'ordine di arrivo provvisorio della quarta corsa, tappa a chilometro 1,16 e mezzo.